Ok. Ciao a tutti, diavoletti. Oggi siamo in macchina. Sì, siamo proprio in macchina. E stiamo andando a fare una bellissima passeggiata. Una bellissima passeggiata? Ma sai dove stiamo andando? No, è una sorpresa, forse. Mi hai fatto una sorpresa? Oh, no, lo sapevo. Non è una sorpresa. Eh? Andremo in questo posto solo se tu indovinerai questa foto. Ok, quindi stiamo andando nel nulla? Sì. Andremo in questo posto solo se tu indovinerai questa foto. Lasciami vedere questa foto. Andremo solo se indovinerai. Ok, certo che vi siete messi tutti d'accordo. Diavoletti, che posto è questo? Che posto è? Se no da questa macchina non scendiamo. Questa è una scala? No, non è una scala. Non riesco a capire. Guarda bene, Vinci, perché se non indovini questo posto, noi non ci andremo. Che posto è? Di qualcosa. Mi vuoi portare in un hotel? No. Ok. E che posto è questo? Oh, ci sono! Un acquapark. Sì, un ci acquapark. Vuole proprio, perché oggi fa davvero caldissimo. No, non è un acquapark, Vinci. Non è un acquapark. Ok, quindi... È l'ultimo tentativo, Vinci. Cosa? Ok, quindi adesso devo indovinare perché io non voglio restare in macchina, voglio veramente andare in questo posto, anche se non so di quale posto si tratta, ma voglio andarci. Vinci, devi indovinare. Questa volta sarà l'ultima volta, devi indovinare che posto è, dai! Allora, queste sono delle scale mobili. Sì, sono delle scale mobili. Fin qui ci siamo? Sì. Dove stiamo andando, diavoletti? Dove stiamo andando? Voi avete già indovinato? Aspettate. Non siamo diretti all'aeroporto? No, non è l'aeroporto. Quindi le scale mobili si trovano... Dimmi! Nei centri commerciali? Sì! È così? Sì, stiamo andando al centro commerciale! Ok, diavoletti, stiamo andando al centro commerciale. Che bella giornata che sarà, perché al centro commerciale faremo una challenge pazzesca! Ci divertiremo tantissimo, non credi? Sì! Quando arriviamo al centro commerciale? Siamo arrivati? Siamo arrivati? L'autista fa male la mano. Non riesce a guidare bene. Cosa? Guarda. All'autista fa male la mano e non riesce a guidare molto bene? Ok, prenditi il tuo tempo. Non corriamo perché potrebbe... Non ti preoccupare, ok? Non ti preoccupare, non correre, non correre. Ok. L'autista non deve correre perché, guardate, le fa male proprio la mano. Ha una ferita sulla mano. E ci sono tantissime macchine, quindi una mossa sbagliata. E potremmo fare un incidente? Esatto. Dobbiamo stare attenti. Molto. Okay. Quindi l'autista deve guidare molto lentamente perché l'autista ha la mano fasciata. Tanto. Che c'è, Vinci? Che c'è? Dimmi. Non hai un po' ansia? Sì, ho un po' ansia perché all'autista fa male la mano. E potremmo veramente fare un incidente. Vinci, basta questo? Dire queste cose, okay. Non si dice. Va bene. Ok, sto iniziando a pensare veramente che potremmo fare un incidente, ma dai, non succederà. Non dite queste cose. Sì, mi sa che ha proprio ragione. Vinci! Non dire queste cose. Hai ragione, non dobbiamo dire che facciamo un incidente, è sbagliato. Non faremo mai un incidente. Mai e poi mai? Non parlate molto, fate distrarre l'autista. Vinci, non dobbiamo parlare molto. Se no potremmo distrarre l'autista. E potremmo fare un incidente. Non l'ho detto. Si arrabbia, ok. Allora, sta guidando molto bene, anche se ha la mano fasciata, stiamo andando veramente benissimo. Ok, continua così. Ok, Vinci, non dobbiamo parlare. Basta. Ok, basta parlare, basta. Ti senti bene? Sì. Oh, ok. Ha detto che si sente bene. Hai bisogno di una mano? No. Dobbiamo stare zitti, diavoletti. Siamo arrivati? No. Come no? Uffa! Diavoletti, stiamo andando al centro commerciale, non vedo l'ora. Silenzio, l'autista potrebbe distrarsi e potremmo fare un grandissimo incidente. Non ho detto niente. Mi fa male la mano. Ti fa male la mano? Sì. Come? Okay. Ti fa male la mano? Ok, dai, siamo arrivati? Sì. Eccoci. Siamo arrivati al centro commerciale? Sì. Ma oh, diavoletti? Non vedevo l'ora adesso, non vedo l'ora di scendere da questa macchina. Diavoletti, siamo arrivati al centro commerciale, ma il problema è che dopo quest'autista ci deve riportare a casa. All'autista fa male la mano. Ho una soluzione. Dimmi, Vinci. Scendiamo. Ok. Scendiamo. Ok, andiamo. Ok. Mi raccomando, guarisci presto, ok? Ok. Ok, esci. Usciamo subito. Ma prima di andare al centro commerciale vogliamo scrivere qualcuno sul nostro muro di casa. E ora scriveremo Martina. Ciao Martina. Martina.
Ciao Martina! E se volete essere iscritti anche voi sul nostro muro di casa, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un mi piace e commentate qui sotto con fatto! Ok Vinci, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta? Non è successo niente? Niente. Andiamo nel centro commerciale, facciamo qualche challenge. Ok, ma dopo dobbiamo ritornare a casa. Vi aspettiamo qui con la macchina. Ok, ci aspettate qui con la macchina? Sì, mezz'ora. Mezz'ora? Ok, abbiamo mezz'ora di tempo per stare nel centro commerciale. Quindi abbiamo un limite? Sì, abbiamo mezz'ora. Poi dobbiamo ritornare in questa macchina. E dobbiamo ritornare a casa? Sì. Per ritornare a casa dobbiamo entrare in questa macchina. Io sono molto preoccupata perché autista fa male la mano. Oh, noi siamo proprio preoccupati quanto te. Sì, siamo molto preoccupati. Sì, molto. Ok, andiamo al centro commerciale, ci vediamo? Ci vediamo. Tra mezz'ora. Tra mezz'ora? Vinci? Vinci, ho un'idea. Ho una grande idea. Che idea? Mi metto qui dentro? No, mi metto io qui dentro. No, metto io. No. Ok, Vinci. Io? Stanotte ho sognato di mettermi in un carrello e di essere lanciato. Adesso mi metto proprio nel carrello e Vinci deve lanciare il carrello così. Aspetta. Oh, che c'è? Potrebbe essere pericoloso. Quindi dici che potrei cadere, potrei farmi male? Certo. Potremmo fare un incidente ma non nella macchina. Vinci, dammi questo carrello. No. Ok, mi metto. Non puoi metterti nel carrello, è pericoloso. Non puoi. Cosa ti passa per la testa? Non puoi. Ok. Vinci, sono nel carrello. Sei pronto per essere lanciato lontanissimo? Sì, sono pronto. Dai, lancia. 3, 2, 1. Ma certo che non ti lancio, Anto. Potrebbe essere pericoloso. No, volevo essere lanciato. Non puoi essere lanciato. Potrebbe essere pericoloso il carrello. Potrebbe capovolgersi. Oh, dai, Vinci, e tu non potresti pensare farti a queste male. Cose brutte. Non pensare a queste cose brutte. Dai, lanciami. Dai, Vinci, lanciami. Spingimi, dai. Ok, ma non troppo forte. Dai, spingi, spingi. 3, 2, 1. Fra poco andrò laggiù. Sarai una saetta. 3, 2, 1. Cosa? Quanto potresti fare male? Ha ragione, te l'ho detto, io non mi ascolta mai. Potresti farti male, quindi esci da qui subito. Perché hai rovinato subito questo momento? Stavo per cadere dal carrello. Avevi proprio ragione. Esatto, te lo stavamo dicendo, anch'io te l'ho detto. Diavoletti, stavo proprio per cadere dal carrello. Sì, te lo avevo detto. Ok, diavoletti, meglio non farsi spingere in un carrello. Meglio di no. Entriamo nel centro commerciale e facciamo qualche challenge. Dai, qualche challenge pazzesca. Andiamo. È vero che riempirai tutto questo carrello di regali per me? Sì, riempirò tutto questo carrello di regali per me, non per allora, te. Andiamo. Uffa. Ok Vinci, visto che siamo al centro commerciale, mi farai tantissimi regali? No, non regali. Oggi tu dovrai fare i regali a me. Cosa? Sì, perché faremo una grande challenge. Che tipo di challenge? Io qui ho un foglio bianco. No, non dirmi che su quel foglio ci vuoi disegnare. Sì, voglio disegnare tutte le cose che voglio comprare. Voglio fare la challenge. Compro tutto quello che disegno. Diavoletti, adesso disegnerò qualcosa di super costoso. Come gelati giganti. No, gelati giganti. Dove potrei mai trovare un gelato gigante? Vinci, non parlare più, perché adesso è arrivato il momento di disegnare. Ok, aspettiamo tutti il tuo grandissimo, grandioso disegno. Allora, diavoletti, il primo disegno sarà quello più epico. Ok, cosa sarà? Che cos'è, Vinci, secondo te? Che cos'è? Continua. E dentro devono esserci tantissime caramelle. Caramelle? Sì. Troverai mai una bottiglia piena di caramelle? Una bottiglia piena di caramelle? Dov'è? Diavoletti? Vinci deve cercare una bottiglia piena di caramelle. Dai, vai a cercare, ti aspetto qui. Oh no! È la challenge. Dai, cerca una bottiglia piena di caramelle. Ecco. No, Vinci, non è una bottiglia piena di caramelle. Lo so, ma è un ovetto gigante, ti piacerà? Voglio una bottiglia piena di caramelle. Ok, una bottiglia piena di caramelle. Una bottiglia piena di caramelle. Non c'è. Oh no. Ok, dobbiamo cercare molto. Anto? Che c'è, Vinci? Ho di meglio per te. Un albero di Natale pieno di cioccolatini. No, Vinci. Voglio una bottiglia piena di caramelle, ti ho detto. Non sai seguire la challenge? Spostati. Che c'è? Perché mi devo spostare?
Diavoletti? Ecco una bottiglia di caramelle per te. Oh, è uguale, guardate, Diavoletti è uguale. Meno male che l'hai trovata. Primo disegno aggiunto al carrello. Wow, ma questa bottiglia è veramente piena di caramelle. Sì, ma sono tutte mie, Vinci, non sono tue. Adesso devo fare il secondo disegno, Diavoletti. Cosa devo disegnare? Già mi sta venendo un'idea. Che bello stare al centro commerciale e fare shopping. Speriamo che non disegni qualcosa di veramente molto gigante e impossibile da trovare. Ci sono? Vuoi un po' di pasta? Spaghetti? No, Vinci, non voglio la pasta. Ok, allora vorresti per caso... Vinci, fammi pensare. Li vuoi? Fammi pensare. Disegna questi. Mi stai disturbando, Vinci. Fammi cosa pensare. Vuoi disegnare? Sto pensando a qualcosa di veramente gigante che non potrei mai trovare. Lo sapevo. Stai pensando a qualcosa di impossibile. Da trovare. Vinci, ho deciso. Sei pronto? Sì, ecco il secondo disegno, Diavoletti. Ok, prepariamoci perché mi spaventerò tantissimo. Ok. Continua. Questo è il secondo disegno. Sto iniziando già a spaventarmi. Cosa sono? Oh no, bastoncini di zucchero. Sì, sono bastoncini di zucchero introvabili. Dove trovo bastoncini di zucchero introvabili? Questi sono bastoncini di zucchero molto introvabili, molto rari. Ok, dove sono questi bastoncini di zucchero? Mettiti alla ricerca. Oh no, non li troverò mai. Vinci, se non li troverai, io e te litigheremo per sempre. In alternativa ho questi. No, Vinci. Sono carinissimi. Somigliano a bastoncini di zucchero? No, per niente. Quindi no. Ok, bastoncini di zucchero. Dove saranno mai? Uffa. Che c'è? Bastoncini di zucchero. Vinci, non sono bastoncini di zucchero, è una bevanda rossa. Ok. I bastoncini di zucchero sono buonissimi. È introvabile. L'ho fatto apposta. Diavoletti, l'ho fatto apposta. Vinci, di sicuro non troverà mai bastoncini di zucchero in questo negozio. L'ho fatto apposta. Ok, qui ci sono degli orsetti. Buona ricerca. Ok, qui c'è Babbo Natale. Poi qui ci sono delle palline. Eh sì, delle palline di cioccolato. Palline di cioccolato, bastoncini di zucchero, Babbo Natale. Aspettate. Bastoncini di zucchero? Cosa? Bastoncini di zucchero? Ho sentito bastoncini di zucchero? Ce ne sono tantissimi. Cosa? Vinci, hai trovato bastoncini di zucchero? Più di tre. Okay. Ne ho trovati migliaia. Sono tutti miei. Hai trovato il secondo disegno? Hai trovato dei bastoncini di zucchero? Proprio bastoncini di zucchero? No, c'è la carta. Ok, Diavoletti, il secondo disegno è stato completato. È andato. Il terzo sarà più difficile. Ora disegnerò qualcosa introvabile, qualcosa di raro che non ha mai visto nessuno. Cosa? Diavoletti, adesso sto per disegnare qualcosa di veramente speciale. Qualcosa che non ha mai visto nessuno. Qualcosa che i vostri occhi non hanno mai visto. Cosa? Vieni, Vinci, vieni. Ci stai mettendo fin troppo tempo. Diavoletti, sto per disegnare qualcosa di super epico. Eh sì, ci credo. Hai finito? Sì, aspetta, solo un attimo. Oh no, starà disegnando qualcosa di veramente molto impossibile da trovare qui. Perché... Sì, impossibilissimo. Ecco il disegno. Vinci, devi trovare un ragno. Sì, voglio un ragno. Il terzo disegno è un ragno. Vinci, dai, non prendermi in giro. Troverai un ragno, dai. Vedi a terra, magari si nasconde a terra. Controlla sul soffitto. Non c'è niente sul soffitto, di certo non ci trovo un ragno quassù. Sì, ci sono tantissimi ragni. Guarda bene, Vinci, guarda bene. I ragni sono nascosti. Il terzo disegno è un ragno gigante. Ti conviene trovare il ragno? Inizia a cercare bene. Ok. Se non trovi il ragno, litigheremo per sempre. Vedete un ragno? Ok. Vinci, sono le mie scarpe, non è il ragno, sono le mie scarpe. Perché mi stai facendo fare queste cose? Perché devo controllare a terra? Non capisco. Ok, sono nella sezione di Halloween. Magari qui si nasconderà un ragno? Tu, tutto per colpa tua. Non nasconderti che ti vedo. Ok. Dobbiamo semplicemente cercare un ragno. Ah! Ok. È soltanto una maschera, Vinci, è soltanto una maschera. Sono nella sezione di Halloween, ma ancora nessuna traccia di un ragno. Sono proprio cattivello oggi.
Non sei divertente. Hai disegnato un ragno perché sapevi che era impossibile trovare un ragno qui. Non si lanciano le cose nei negozi. Lo so, ma come faccio a trovare un ragno? Che cos'è? Ok. Uffa. Vinci? Dove? Ti sto prendendo in giro. Non sei divertente. Ti sto prendendo in giro. Lo so. Ed è per questo che hai disegnato un ragno impossibile da trovare. Non troverai mai il ragno, Vinci. Ehi, c'è un ragno qui? Dai, esci fuori. Dove sarà mai? Eh? Ah, è caduto. Rimettiamo a posto. Aspettate. Cosa? Hunter? Che c'è, Vinci? Come? Ben due ragni. Io avevo nascosto questi ragni proprio. Cosa? Qui dietro li avevo nascosti. Oh! Guarda, guarda, li avevo nascosti così. Come hai fatto a trovarli? Oh! Come hai potuto nascondere questi ragni? Ok, hai trovato i ragni. Li prendo. Ok, Vinci, adesso disegnerò qualcosa che voglio. Qualcosa che voglio davvero. Di molto semplice. No, non semplice. Qualcosa di veramente costoso. Adesso disegnerò qualcosa molto difficile da trovare. Oh, e qualcosa sì, certo. Che voglio. E qualcosa che di certo non nasconderai come hai fatto con i ragnetti. No, non ti preoccupare, non l'ho nascosto. Ok. Ma è molto difficile da trovare. Perché questo negozio è enorme. Eh sì, è veramente gigante. Ok, Vinci. Guarda. Cosa sto disegnando secondo te? Cos'è, Vinci? Cos'è? Dai, tutti lo sanno, Vinci. Una mascherina subacquea. No, non è una mascherina subacquea, Vinci. Guarda bene che cos'è. Among Us? Sì, un personaggio di Among Us. Voglio un peluche di Among Us. Dai, trovami un peluche di Among Us in questo negozio. Trovalo. È enorme, lo so. Ecco. Oh, no. Ok, questo non è un peluche. Cosa? Dovrebbe essere qui, ma non c'è, chissà perché. Vinci, è finito. Il peluche è finito. Oh, forse l'hai nascosto? È finito il peluche. Quindi non puoi andare avanti in questo gioco. Abbiamo litigato per sempre, addio. Hai nascosto il peluche di Among Us. Come hai fatto con quei ragnetti? Vinci, non prendermi in giro. È finito, guarda, è finito. Ok. Secondo me Anto ha nascosto il peluche di Among Us da qualche parte. Chissà dove ha nascosto il peluche di Among Us. Ci sono solamente macchine e camion qui. Non c'è di certo il peluche di Among Us. Aspettate. Vinci, scusami, l'avevo nascosto. Avevo nascosto il peluche di Among Us. Ma qui ce n'è un altro. Sì, ho nascosto entrambi per non farteli trovare. Hai trovato il peluche di Among Us. È uguale alla foto. Perché hai nascosto questo peluche? Vinci, per rendere la missione più difficile. Ok. Così non l'avresti mai trovato? Sta trovando tutto quello che nascondo. Ok. Allora, i ragni li hai trovati. Uh-huh. E li mettiamo nel carrello. Esatto. E Among Us? Sì, hai trovato anche Among Us. Ok. Diavoletti? Devo disegnare qualcos'altro? Che c'è, Vinci? Ti propongo un'altra cosa molto simpatica. Quale cosa molto simpatica? Sarò io a disegnare adesso. Vuoi disegnare tu? No, Vinci, dai, non disegnare tu. Vinci, adesso potrebbe disegnare qualcosa di veramente complicato da trovare. Se non mi lascerai disegnare, ci lasceremo per sempre. È abbastanza crudele. Ok, vai, disegna. Diavoletti, è un grande problema. Adesso Vinci disegnerà qualcosa di veramente impossibile da trovare. E io non troverò mai... E io non troverò mai la cosa che sta per disegnare. Oh no, sono stato troppo cattivo con Vinci. E adesso, Vinci, mi sta ricambiando con la stessa moneta. Oh no, 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 cosa sta disegnando Vinci? Vinci, cosa disegni? Vinci, stai disegnando da troppo tempo. Vinci sta disegnando. Vinci, non disegnare qualcosa di cattivo. Non disegnare qualcosa di cattivo. Cosa sta disegnando? Perché sembra un animale? Cosa? Vinci? Che cos'è? Una papera super, iper, mega gigante. Vuoi una papera? Sì, te l'avevo detto che io non avrei disegnato un semplice peluscino di Among Us. Diavoletti, Vinci vuole una papera e dove gigante. Trovo? Gigante. Gigante? Gigante. Una papera gigante? Sottolineo gigante. Diavoletti, e dove trovo una papera gigante in questo negozio?
Ok, Vinci adesso l'ha fatta proprio grossa. Andiamo subito a cercare una papera. Dobbiamo subito cercare la papera. Se no, io e Vinci ci lasceremo per sempre. Vado a cercare la papera, qui dentro? No, non c'è nessuna papera. Papera, no, questa è una lettera. Dov'è la papera, dov'è la papera? Ecco la papera. No, è soltanto una macchina. No. Diavoletti, nessuna traccia della papera, nessuna traccia. No, non è una papera. Avevo visto il colore giallo e pensavo fosse una papera. Diavoletti, dov'è la papera? Dov'è la papera? Ho trovato qualcosa. Diavoletti, questo è un quaderno. Vinci vuole una papera. No, qui ci sono delle palle, ci sono proprio delle palle. No. Dov'è la papera? Dov'è la papera? Non troverò mai la papera, non troverò mai la papera. E questa challenge finirà in un modo bruttissimo. Forse questo dado mi aiuterà. Prendiamo questo dado. Ok, diavoletti, se da questo dado uscirà il numero 6, significa che fra poco troverò la papera. Cosa? È uscito il numero 6? Quindi significa che fra poco troverò la papera. Anche voi vedete una papera incastrata? C'è una papera incastrata qui. Prendiamola. Cosa? Diavoletti, ho trovato la papera mega gigante. Quel dado aveva ragione. Chissà come reagirà Vinci. Andiamo subito a dirlo a Vinci. Qua qua. Vinci. Vinci. Impossibile, vero? Qua qua. Eh? Qua qua. Aspettate. L'ho trovata. Oh. Ho trovato la papera super gigante. Dove hai trovato questa papera super, iper, mega gigante impossibile da trovare? Ho dovuto cercare un po' in questo negozio, ma l'ho trovata. Ok, diavoletti. Lo shopping è finito, lo shopping è finito. Che c'è? Ci sta chiamando. Vinci? Ehi, tutto bene? Dobbiamo andare via. È passata la mezz'ora. Siamo in macchina, venite. Sono in macchina, dobbiamo andare? Corriamo. Ok, la nostra amica ci sta chiamando, diavoletti, dobbiamo sbrigarci. Arriviamo subito, ok? Ok, ci vediamo, ciao. Va bene. Ciao. Siamo in ritardo. Sì, dobbiamo subito correre in macchina, Vinci. Andiamo. Abbiamo fatto tanto shopping, eh? Eh sì. Vinci, ma io sono molto spaventato, sai anch'io, perché? Perché l'autista ha la mano fasciata. L'autista non si sente molto bene. No. Ha la mano, quindi... Ho paura. Ma siamo positivi, di certo non faremo un incidente. Vinci. Almeno spero. Non si dicono queste cose. L'autista non riesce a guidare molto bene con la mano fasciata. Diavoletti, a casa mangerò tutte le caramelle. Ma adesso dobbiamo sbrigarci, altro non abbiamo più tempo. Pochino troppo tardi perché è notte. Vinci? Ma dov'è la macchina? Dov'è l'autista? Non lo so, cerchiamo. Diavoletti, dov'è l'autista? Oh, ecco. No, no, non è l'autista. Diavoletti, ma dove sono? Dov'è la nostra amica? Dov'è la nostra amica? Non lo so. Io non vedo la nostra amica da nessuna parte. Ecco la nostra amica. Ok. Sali prima tu. Eccoci. Sì, abbiamo fatto un po' tardi, non è così? Avete fatto tardi, troppo tempo. Diavoletti, siamo in macchina, stiamo tornando a casa e per ora è tutto a posto. Ma siamo molto preoccupati. Oh, Vinci, la nostra che amica c'è? Sta dormendo, la nostra amica dorme. Guarda, proprio gli occhi chiusi. Stai dormendo? Sì, sta proprio dormendo. Hai visto? E quindi cosa ti passa per la testa? Visto che la nostra amica sta dormendo, Vinci? Guarda cosa no, ho qui. Non ci pensare nemmeno, potrebbe spaventarsi tantissimo. Oh, Vinci, dai, facciamo uno scherzo alla nostra amica, sta dormendo. Diavoletti, la nostra amica sta dormendo, guardate. Sta proprio dormendo. E adesso metteremo un ragno sulla sua spalla. Metteremo un ragno sulla spalla della nostra amica. È arrivato il momento. Mettiamo un ragno sulla spalla della nostra amica. L'ho fatto. Adesso Vinci, fra 3, 2, 1. Urliamo che c'è un ragno. C'è un ragno! C'è un ragno! Ah! Un ragno! Un ragno! Sì, un ragno! Un ragno! Sì, è finto. L'autista poteva sbagliare. Scusaci, dai, fai amicizia con il ragno. Tieni. Ciao, ragno. Ok, dai, lo scherzo è finito bene. Questo scherzo non dovevamo farlo perché l'autista avrebbe potuto sbagliare. Esatto. Adesso, Vinci, chiediamo all'autista come si sente con la mano, ok? Autista, come ti senti con la mano? Mi sento un po'
male. Ti senti un po' male? Sì, si sente male. Oh no, e noi siamo nel bel mezzo di un'autostrada? Sì, siamo in autostrada, amici. Ok. Secondo me dobbiamo fermare la macchina, dobbiamo fermare la macchina. Secondo me dobbiamo dormire così, appena apriremo gli occhi saremo arrivati già a casa. Vici. La nostra autista non riesce a guidare molto bene. Vici, abbracciami. Qui. Ok, diavoletti, io non voglio fare un incidente. Dormiamo, dai. Non dormite, dovete stare attenti. Non riesco a guidare molto bene. Non riesci a guidare molto bene? Cosa? Non riesci a guidare molto bene? No. No? Ok, diavoletti, Vinci sta dormendo, guardate. E sono proprio da solo, sono da solo in questa macchina. E l'autista non riesce a guidare molto bene. No, non riesce a guidare molto bene. Vi rendete conto? Ha la mano fasciata. Ho veramente ansia. Vuoi fare un gioco con me? Ok, ho un oggetto molto bello. Se tu indovinerai quello che ho fra le mani, lo vincerai. Ok, hai un biscotto? No, non è un biscotto. Occhiali? No, non sono degli occhiali. Diavoletti, la nostra amica non indovinerà mai. Un telefono? No, non ho un telefono. Una maglietta? No. Diavoletti, non indovinerà mai. Una bottiglia piena di caramelle? Cosa? Hai indovinato? Sì, ho una bottiglia piena di caramelle. Oh, ha proprio vinto la sfida? Come hai fatto ad indovinare? Stavi sbirciando? Vinci, sveglia, Vinci, siamo sveglia. Arrivati. Quando arriviamo? Diavoletti, quando arriviamo? Cosa è successo? Vinci! La macchina ha colpito qualcosa, la macchina ha colpito qualcosa. Ho colpito qualcosa. Hai colpito qualcosa? Oh no. Aia, Vinci, che mi succede? Sono fatto male, mi sono fatto male il braccio. Cosa? Oh no. La macchina ha colpito un palo. Diavoletti, abbiamo colpito un palo con la macchina, guardate. La macchina è andata a finire proprio nel palo. Aiuto, siamo da soli qui in mezzo. Aiuto. Aiuto. Diavoletti, adesso non possiamo far partire la macchina, siamo da soli. Guardate, diavoletti, la macchina ha colpito un palo. Adesso come facciamo a partire? Come facciamo a partire? Si è proprio rotta, guardate. Dobbiamo chiamare i soccorsi. Oh! L'avevo detto che non si sentiva bene. Diavoletti, la macchina ha colpito proprio il palo, ha colpito il palo. Dobbiamo subito chiamare i soccorsi? Chiama i soccorsi, Anto, chiama qualcuno. Soccorsi. Vai a chiamare i soccorsi? Ok, diavoletti, la nostra amica sta chiamando i soccorsi. Pronto? Abbiamo fatto un incidente. Digli che siamo qui da soli. Siamo qui da soli. La macchina ha colpito un palo. Non piangere, non piangere. Siamo okay. Pasticci. Ok, diavoletti, vi aggiorniamo, ok? Vi aggiorniamo. Come fa? Cosa facciamo? Non lo so, come facciamo a tornare a casa? Ah, mi sono fatto male quando abbiamo fatto l'incidente. Stai bene? Non sto tanto bene, mi sono fatto male.